Vidi vi è stato mancare, signori e signore, 23, 24, 25 di giugno. Perché è vietato mancare, Demis? Perché ci sarà un grande show in quel del Ghost of Mel di Farra, pomeridiana all'insegna dello sport e dell'action sport, con BMX, inline, skateboard e scooterini. In più la breakdance. Row Crew, un gruppo di giovani pazzi, perché cavoli, fate di quelle cose che, signori e signore, cioè veramente a me è venuto il cuore in gola. Ma più che la pazzia, che comanda la passione in questo punto. Cioè, noi vediamo questi trick che facciamo, nelle corse facciamo in moto, la libertà. È quello che ci fa sentire vivi, ci fa rilassare, ci fa sfogare. Ma dimmi un po' cosa dicono le mamme. Le mamme sono sempre un po' titubanti nel venire, soprattutto dalla mia parte, che comunque è abbastanza rischioso. Perché diciamolo, cosa fai? Tu salti anche in moto. Io sì, faccio freestyle, motocross. Povere mamme di questi giovani, però sono bravissimi, devo dire, siete veramente fenomenali. È qua che vi guardo un pochettino. Bella. Un parco tutto nuovo. Sì. O quasi. Quasi, diciamo che lo stiamo sistemando, rimodernando, riaggiornando, in maniera da allineare il livello del park a livello dei rider. I rider, cioè i giovani, iniziano a spingere sempre di più e quindi richiedono strutture più grosse. Questo perché così lo sport cresce, va avanti e si riesce a farci vedere anche al di fuori della Valbelluna. Un'iniziativa che vi coinvolge al 100%, anche perché state ristrutturando questo park. Sì, esatto, da ormai un paio di giorni, proprio manualmente, ma da mesi burocraticamente, stiamo cercando di riaggiornare, rimodernare questo park. Vogliamo renderlo autonomo con gli introiti, quindi stiamo costruendo proprio, cioè riaggiornando la casetta in maniera che diventa un chiosco, la gente possa venire qua a portare i propri figli, bersi qualcosa, guardare, rilassarsi, e in questo modo riusciamo a ricoprire spese che sono notevoli per mantenere questo parco. Però Crew è un gruppo che non possiamo veder raidare, giusto? Ho detto giusto? Raidare solo al Gods of Mel, ma anche quando, Demis? Partiamo prima del Gods, esattamente la settimana prima, il 18 giugno, siamo qui al park rimodernato per ufficializzare l'opening. Siamo con il Butta BMX Shop, che è il negozio più grande d'Italia per quanto riguarda il BMX. Ci sarà una jam dove sul park only BMX, solo BMX. Questo per festeggiare l'apertura e per siamo all'interno di un circuito di questo negozio, un circuito italiano, e quindi siamo contenti di far parte proprio di un circuito nazionale. E il 25 giugno Ghost of Mel, fine luglio siamo in Zeeland di Mel per la gara di motocross, quindi arrivate rider, arrivate gente a vedere questa gara. Aspetta, perché questo invito voglio che lo faccia tu, che corri in moto. Siamo tutti e due in moto, quindi ecco, la cosa è perfetta, anzi lui fa motocross, io faccio freestyle, quindi vita di tutti? Tutti in Zeeland a girare e spaccare grosso. Dopo luglio, dopo il motocross, ritorniamo qui in park per festeggiare la chiusura della stagione in concomitanza col Mela Mel. Ci sarà il Mela Gaso, che è la festa di tutti gli sport del park: BMX, inline, cioè i roller, skateboard e gli scooterini, che sono i monopattini che Mari avete visto girare. Tutti qua una giornata di festa per festeggiare proprio la fine della stagione e poi per vederci il prossimo anno. Quindi ripetiamolo tutti insieme: 23, 24, 25 di giugno, quarto weekend del mese. Avanti ragazzi, venite qua, diciamolo tutti insieme: vietato mancare!